Bentornati sul canale di Non Aperto Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare la recensione di Halloween 2018. È stato arrestato quella notte e ha passato gli ultimi 40 anni in prigione. Ciao Michael. Ho una cosa che potresti voler vedere. In realtà non si chiama Halloween 2018, si chiama semplicemente Halloween. Però lo chiamiamo tutti così per differenziarlo dal primo Halloween. Tra l'altro qua ho una bellissima edizione 4K Ultra HD della Universal con all'interno Blu-ray e disco Ultra HD. Allora, questo film, per chi non lo sapesse, è il diretto sequel del primo capitolo di Halloween ed è ambientato 40 anni dopo. Jamie Lee Curtis torna dopo effettivamente 40 anni. Questa è una cosa veramente carina dei sequel. C'è quell'effetto realistico per cui l'attrice è proprio a lei e quindi è più vecchia di 40 anni, non c'è bisogno di nessun trucco, e questa è una cosa bella. Ma c'è anche tutto un sapore romantico dietro a questa cosa, legata al fatto che Jamie Lee Curtis era agli esordi e con quel film lì era giovanissima e ora è un'attrice riconosciuta in tutto il mondo, affermatissima, ha fatto un sacco di cult e questa è una cosa che a me piace un sacco. Poi Jamie Lee Curtis, sono affezionato a questa attrice, non che sia questo gran fenomeno, però mi piace, mi è sempre piaciuta. Sarà perché in Una poltrona per due fa vedere le tette. By the way, food and rent are not the only things around here that cost money. You sleep on the couch. Forse per quello che mi è sempre piaciuta. Mi aspettavo poco da questo film perché non c'è Carpenter. Carpenter è il produttore, lo fa dirigere. Adesso ve lo dico. Halloween. Dai, fratello. IMDb, dai, su, porca miseria. Lo fa dirigere a David Gordon Green. E insomma, chi cazzo è sto David Gordon Green? Cioè, poi alla fine lo fa dirigere a questo tizio qua e lui sta dietro le quinte, non lo dirige lui. Non lo so se è un peccato o no. Sta di fatto che il film alla fine non è neanche male, perché è collegato al vecchio film e lo è in un modo divertente alla fine. Michael Myers è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza insieme ad altri pazzoidi. Ormai ha i capelli bianchi, lo si vede solo da dietro. Due giornalisti cercano di intervistarlo, di ricostruire la storia. Cercano di intervistare anche Lori, il personaggio di Jamie Lee Curtis. E poi vabbè, succederà che Jason sta cippa. Succederà che Michael Myers riuscirà a fuggire, dai, questo non è uno spoiler. E il film è poco horror, secondo me, nel senso che comunque è horror, perché la tematica di Michael Myers, la violenza, le uccisioni ci sono, cioè è uno slasher, è un horror a tutti gli effetti, però insomma è un film molto action, è un horror molto action, soprattutto nel finale, perché comunque Lori si è preparata per 40 anni all'arrivo di Myers, perché lei sapeva che una maledizione come quella lì non la puoi rinchiudere in un carcere, non ti salvi, devi per forza affrontarla e sconfiggerla. E quindi si è allenata per anni con armi, cose, ha preparato tutta una serie di protezioni in casa, ha addestrato la figlia a difendersi da questo pericolo tutta la vita, tant'è che gliel'hanno tolta perché pensavano fosse pazza, la figlia stessa pensava fosse pazza, e poi alla fine avrà ragione su tutti, e perché Michael Myers tornerà a fare il paiolo a tutti. E devo dire che è un film che ho trovato molto divertente, girato abbastanza bene, forse addirittura cerca anche di imitare la regia di Carpenter. Ad aiutare il film sicuramente c'è la musica, perché John Carpenter, che tra l'altro appunto non ha girato il film, però è stato in tour con il suo nuovo, col suo disco di musiche scritte da lui, è stato in tour, anche in Italia è venuto, quindi immagino che non avesse per le palle di fare un film, però ha curato la musica del film e si sente, anche se non siamo a
all'epicità di certi pezzi, di certe colonne sonore che ha fatto. Comunque è sempre un grandissimo, anche da quel punto di vista, un artista veramente a 360 gradi. Lui ha curato il film come produttore e infatti si vede, il film non è male, non è sicuramente un film che entrerà nella storia, che lascia il segno per la sua bellezza artistica, però è un buon film se si ama la saga di Michael Myers, insomma la saga di Halloween, e la si vuol vedere, tra virgolette, chiudersi o avere un epilogo. Dico tra virgolette perché lo scoprirete. Il film è girato bene, bella fotografia, bella regia, attori tutti di livello, tutti bravi, non c'è nulla di fuori posto. Le uccisioni sono fatte bene, però ecco, veramente non c'è un momento in cui si sente un minimo di ansia, di paura, di tensione. Diciamo che la costruzione della tensione non viene quasi mai fatta bene a dovere. E si è cercato di creare un Michael Myers in continuità con quello che è il personaggio, quindi un violento che non guarda in faccia nessuno, cioè uomini, donne, bambini, lui ammazza tutti. Il film diciamo che secondo me guadagna una sufficienza, non è niente di eclatante, ma è un buon film. Vi dico qualcosa sul Blu-ray. E questo fantastica edizione dell'universo continua ad avere scene tagliate ed estese, making of ovviamente, altri mini speciali, eredità di Halloween, insomma le solite cose. È una bella edizione, abbastanza tetra le immagini. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. E niente, questo è tutto. Scrivetemi nei commenti se Halloween 2018 vi è piaciuto. Mettete like al video se mettete sto cazzo di like. Vabbè, mettete like, non me ne frega un cazzo. Iscrivetevi al canale. E sono cose che devo dire, cioè le devo... E cliccate sulla campanella. Questo è tutto e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.